Ciao a tutti, bentornati sul canale, questo primo video dell'anno. Oggi parliamo dei buoni propositi per quest'anno e facciamo un po' il recap dell'anno passato. Allora, l'anno scorso, secondo Goodreads, sono riuscita a portare a termine 161 libri. Però sappiamo benissimo che Goodreads non ha tutte le schede dei libri, io segno anche tutti i manga, anche se nel quadernetto delle letture segno solo le serie manga che finisco, quindi è un po' numero indicativo, 161. Però sono sicura di aver letto 70 libri fisici che avevo in libreria, quindi grandissimo risultato, sono molto orgogliosa di me stessa. Aiutato anche il fatto che quest'anno abbia imparato ad abbandonare i libri, a lasciar perdere le letture che non mi convincevano, non mi stavano piacendo. Ho finito 12 serie, 8 serie manga o fumetti e 4 libri. Vi lascio il video che vi ho già fatto delle serie che ho finito durante il 2020. Dei libri che ho letto, 13 erano audiolibri. Devo dire che quest'anno sono andata benissimo con gli audiolibri, anche perché ho iniziato a novembre con il Black Friday a utilizzare Storytel e quello ha aiutato un sacco a smaltire sia le TBR che la wishing list, e diciamo che mi sto trovando bene a utilizzare l'app sulla via del ritorno per ascoltarli, però l'app fa un po' schifo, ma ne parleremo in un video apposito. Altra cosa, sì, ne ho letti 70, ma purtroppo ne ho acquistati barra scambiati barra ricevuti 55, quindi bene ma non benissimo. Nel 2020 le letture che più mi sono piaciute sono state sicuramente Il castello errante di Howl di Diane Wynne Jones, primo della trilogia appunto dedicata al castello errante di Howl. Mi è piaciuto tantissimo, si ricollega moltissimo a quello che è il film di animazione, ma ha anche dei punti molto diversi, con una storia che si sviluppa in maniera diversa, e quindi mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di leggere i seguiti. Anche se non sono uno degli obiettivi di quest'anno, ma ne parliamo dopo, ve lo consiglio tantissimo. Tra l'altro, visto che la K-Lab ha fatto uscire il volumone unico, quindi se magari avete già letto il primo e vi interessa, sappiate che c'è quell'edizione per risparmiare qualche soldino. Altro libro che mi è piaciuto tantissimo è stato sicuramente La bambina che fece il giro di Fairyland per salvare la fantasia di Catherine M. Valente. Bellissimo, devo assolutamente cercare di recuperare almeno il secondo in italiano, o forse trovato qualcuno che ce l'ha. Mi è piaciuto tantissimo, mi piace il mondo, mi piace come l'autrice riesca a unire in questo mondo la bellezza dell'infanzia, la fantasia, l'innocenza dell'immaginazione con i lati più scuri dell'animo umano, ma anche dell'immaginazione, dei personaggi, delle favole, della crudeltà e cattiveria che c'è spesso e volentieri dietro le favole, quelle di una volta che non erano prettamente per bambini ma dovevano insegnare qualcosa. L'ho trovato meraviglioso, adoro tutto quello che ho letto di questo libro, come l'immaginazione sia veramente uno scoppio di fuochi d'artificio uno dietro l'altro. È pazzesco, mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio a tutti, è fuori catalogo, ma se riuscite a recuperarlo anche solo in ebook, veramente dategli un'opportunità perché è stupendo. Ultimo, ma non per importanza, Strega all'estero di Terry Pratchett. Questo è tipo il terzo quarto del ciclo delle streghe di Mondo Disco di Terry Pratchett. Mi ha fatto scompisciare dalle risate. Io sono partita senza sapere niente, mi sono lanciata senza conoscere i personaggi, senza sapere niente. E mi è piaciuto da morire, riprende moltissimo quello che è la storia della fata madrina, e delle streghe e delle favole, e da questa base di partenza fa partire tutta una riflessione su quello che è il volere a tutti i costi, il per sempre felici e contenti, e di mezzo c'è anche una trasferta tra virgolette all'estero che in realtà fa un po' il giro dell'Europa, quindi mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, fa scompisciare dalle risate, se vi piace Terry Pratchett veramente questo non ve lo potete perdere. Passiamo invece ai flop, i libri che non mi sono piaciuti. In realtà di solito ce ne sono tanti, ma io porto nei flop quelli che mi hanno deluso di più, perché con i classici diciamo che partiamo abbastanza scontato che non mi piacciono. Anche se quello con cui parto è effettivamente un classico, perché Robin Hood di Alexandre Dumas padre. Che palle, mamma mia che palle! Allora,
È vero che Robin Hood non è di Alexander Dumas, è una leggenda, diciamo leggenda metropolitana dell'epoca, su cui molti scrittori hanno effettivamente scritto, tra cui Dumas, anche se per questo libro gira la voce, che probabilmente sarà vera, che Dumas abbia semplicemente firmato dando l'importanza del suo nome allo scritto, anche se era un altro l'autore del racconto. In ogni caso, una rottura di scatola atomica, perché io mi aspettavo avventure, togliere i ricchi per dare ai poveri, la foresta di Sherwood, tirare con l'arco, appunto, ribellarsi al principe Giovanni, e invece mi sono ritrovata quattro matrimoni Sherwood Edition. No, orribile, l'ho abbandonato perché all'ennesimo matrimonio di gruppo io ho detto no, non ce la posso fare, basta. Era noiosissimo, non era niente di quello che mi aspettavo. Magari proverò a leggerlo di qualche altro autore che ha scritto di Robin Hood. Anzi, se voi ne conoscete qualcuno che secondo voi merita, scrivetemi qua sotto perché questo qui è stato veramente una delusione pazzesca. Un'altra delusione pazzesca è stato Lo schiavo del tempo di Anne Rice. Volume autoconclusivo di Anne Rice, che non era neanche un mattone, quindi è tutto dire, che partiva da una base molto interessante, un elemento che a me interessava, che era appunto quello dello spirito millenario, che schiavo delle proprie ossa, che in base a quale, diciamo, necromante o mago riusciva a eseguire l'incantesimo giusto, poteva controllare questo spirito, uno spirito molto potente e anche vendicatore. Se non che la parte interessante che era all'inizio si è andata completamente a perdere nella seconda parte, quella ambientata, diciamo, nell'epoca moderna, che non mi è piaciuta per niente, l'ho trovata noiosa, in realtà non ha dato neanche una gran spiegazione a quello che era il mistero di questo rito che era già sconosciuto nell'antichità. E quindi non mi è piaciuto per niente. Di contro, poi la scrittura di Anne Rice, che io so che richiede tempo, a me in particolare richiede tempo e pazienza, non ha aiutato, sebbene nella prima parte, durante il rito, veramente io ero completamente stregata, ero innamoratissima. Peccato che si sia evoluto in una delusione. Ultimo, ma non per importanza, delusione cocentissima, Il condominio di J.G. Ballard. Allora, io il condominio avevo delle grandissime aspettative. Io di Ballard mi ero innamorata di un gioco per bambini, che è un racconto breve, che mi era piaciuto tantissimo. Il condominio aveva tutti gli elementi per piacermi. L'ho trovato noiosissimo, non mi è piaciuto per niente. Ho trovato anche quasi un certo senso di no sense a tutta questa violenza gratuita e soprattutto nella mancanza di buon senso e di coerenza nelle persone all'interno di un condominio. Un condominio che avrà non so quante centinaia di famiglie all'interno e tutti che comunque fanno allo stesso modo. Non c'è nessuno che ragiona in maniera diversa o che cerca di staccarsi da quello che è la tendenza violenta di tutte le persone all'interno del condominio. Nessuno che cerca di andarsene. Non mi è piaciuto per niente, non l'ho trovato sensato e quindi non mi ha pagato neanche, perché io apprezzo una storia che parla di violenza se non è completamente campata per aria, perché così il puro gusto di violenza senza un minimo di filologico a me non intrattiene. Ora, finito il recap dell'anno 2020, passiamo ai buoni propositi e agli obiettivi del 2021. Allora, sicuramente io per il 2021 sono già piena così di sfide di lettura, perché sono masochista e non mi voglio bene, quindi dai un po' di pressione. Allora, sicuramente c'è la sfida di lettura annuale, che è quella che copro man mano i punti, ma quest'anno ho riaggiunto la sfida dello scaffale traballante, ovvero 24 libri per un anno, che ho preso ad esempio quella di Goodreads, che come vedete mi sono già preparata lo schema con i libri che
Al momento mi chiamavano di più nel momento in cui ho costruito l'elenco. Se vi fa piacere me lo scrivete sotto, vi faccio un video apposito con tutti i titoli. Come l'anno scorso, all'interno della sfida ho messo i libri che mi chiamavano di più, perché trovo che anche quelli che abbiano comunque più di 400, di 600 pagine, se mi chiamano comunque più fattibile che io li riesca a leggere, altrimenti diciamo che mi do la zappa sui piedi da sola. Ho sempre la A to Z Reading Challenge per tutti i mesi, ovvero due lettere al mese in base all'alfabeto, a cui aggiungerò un'altra sfida mensile, ovvero vi avevo accennato che durante l'ultima Reading Rush mi erano piaciute moltissimo le birthstone, le pietre di nascita che erano state assegnate in base al mese. Ecco, voglio cercare di leggere un libro con una, o un fumetto con una copertina di quel colore per ogni mese. Voglio cercare di farmi questa autosfida. Infatti a gennaio c'è il granato, che non ho nessun libro con il di copertina granato, infatti punterò a Barbara di Motoaglio, che invece ha un rosso abbastanza di quella sfumatura. Altra sfida mensile che ho deciso di portare a termine è 12 parole per 12 libri, che è una sfida su Instagram. Vi lascio qua sotto appunto la pagina dell'hashtag, che richiede appunto per ogni mese una parola, quindi di abbinarci un libro che o abbia quella parola nel titolo oppure che riguardi quella parola. E similare ne ho una che sto facendo con le amiche del gruppo di lettura, che per gennaio ha scelto la parola inverno. Quindi sono due sfide, simili ma diverse. Come vedete mi voglio veramente un sacco bene, mi carico di letture, ma io parto con ottimi propositi. Devo credere in me stessa che posso farcela. Come obiettivi annuali a tutto il popò di roba che vi ho già detto, voglio aggiungere la lettura, o meglio, voglio portare a termine la lettura di Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Io ho questa edizione che ho in comune con Marta e proprio insieme a lei finirò di leggere la serie, leggendo un romanzo al mese fino a leggerli tutti e ad arrivare all'estate ad aver completato la lettura del libro. In sospeso da più di un anno, era in libreria a prendere polvere e la cosa mi spiace un sacco perché a me il primo libro era veramente piaciuto, il film mi piace tantissimo, quindi voglio assolutamente finirlo e visto che avevo iniziato questo viaggio con Marta è giusto portarlo a termine con lei, quindi c'è anche questo. Un'altra serie che voglio portare a termine quest'anno è sicuramente la serie di Reckless, infatti mi mancano Fearless e Earthless per finire la trilogia e voglio assolutamente portarla a termine. Primo perché ha delle copertine favolose, secondo perché appunto mi era piaciuto moltissimo il primo, quindi sono ben disposta a portare a termine questi e soprattutto dopo che ho fatto così tanta fatica a recuperarli, assolutamente sono super gasata per portarli a termine. Invece per quanto riguarda i manga, in realtà ho a sé la sfida dei fumetti non letti, ovvero mi sono fatta un elenco di tutti i fumetti in digitale, tipo sull'app del Kobo e fisici che ho ancora da leggere e che man mano durante l'anno voglio portare a termine. Nello specifico però come obiettivo annuale voglio portare a termine Hacken, o meglio mettermi in pari con le uscite italiane, poi vabbè, quando usciranno i nuovi volumi della Goen li prenderemo man mano, però mettermi in pari con questi 8 volumi che ho già e che non ho ancora letto, cioè io ho letto solo il primo e gli altri dopo averli recuperati non li ho mai letti, quindi è una vergogna, devo assolutamente portarli a termine. E questo è un po' l'obiettivo principale dell'anno. In realtà tutto ciò io vorrei anche aggiungere dei romanzi che io ho in ebook e che devono uscire in cartaceo durante il corso dell'anno e che prima di acquistarli in cartaceo sarebbe bello portare a termine visto che ho già la copia in digitale. Sicuramente quello che mi chiama un po' di più è Reign Eterno di T.H. White che deve uscire per la Oscar. Non so esattamente quando devo uscire, però sono molto incuriosita. Io amo tantissimo il ciclo arturiano, sono molto affascinata da tutto i personaggi e le vicende che comunque girano intorno al ciclo arturiano e tutte le storie che sono state poi basate sul ciclo arturiano. Quindi, visto che devo uscire in cartaceo, sarebbe bello prima leggerlo in digitale per farci un'idea se investire quei soldi. Come anche Dune deve uscire il film, doveva uscire quest'anno se non sbaglio, e invece è stato rimandato al 2021 e c'è un grandissimo hype e da cosa ho capito è tipo uno dei libri più importanti per la storia della fantascienza
e con una creazione di mondo veramente interessante, anche un sistema magico molto interessante. Quindi sono molto incuriosita di leggere almeno il primo, essendo che io ce l'ho, mi piacerebbe leggerlo e portarlo a termine, prima o dopo l'uscita del film, appena sarà possibile. In realtà mi piacerebbe leggere anche la quinta stagione, visto che l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Oscar Volt, prima che esca l'ultimo della trilogia, che è Il Cielo di Pietra, che esce il 26 gennaio, però non penso di fare in tempo, quindi è una cosa che rimane poi, se magari forse. Questi sono tutti gli obiettivi che ho per quest'anno, è un sacco di roba, veramente ho alzato un sacco l'asticella, però se riuscissi a portare anche solo a compimento metà di questi obiettivi, mi sentirei veramente fierissima di me stessa. Se vi fa piacere, scrivetemi qua sotto quali sono i vostri obiettivi di lettura per questo 2021 e se come me avete alzato un sacco l'asticella. Con questo io spero di avervi tenuto compagnia, noi ci rivediamo al prossimo video, non so se vedrete prima questo o la TBR per la sfida della Medieval Athon, comunque nel dubbio io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!